Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi in questo video voglio farvi vedere alcuni degli acquisti che ho fatto su AliExpress. Dico alcuni perché mi è arrivata soltanto una parte di tutte le cose che ho comprato, poi mi devono arrivare delle altre cose che vi farò vedere in un altro video. Quindi diciamo che il video sugli acquisti di AliExpress lo dividerò in due. Ci sarà la prima parte che è quella di oggi e poi la seconda parte in cui vedremo tutto il resto. Però, siccome mi sono arrivate un bel po' di cose, quindi ho un pochino di buste ancora da aprire e che voglio aprire insieme a voi, e alcune cose che invece ho già aperto perché mi sono arrivate un pochino di tempo fa. Io le ho radunate e adesso diciamo che ce n'è un buon numero, quindi ho pensato che intanto possiamo portarci avanti e fare questa prima parte di video dedicata ad AliExpress. Inoltre, se avete notato, non ho né collana né orecchini, che è una cosa strana per me perché io di solito li indosso. Però questa volta è stata una cosa voluta perché, siccome tra tutti gli acquisti che ho fatto ce ne sono alcuni che riguardano comunque bijou, quindi collane e orecchini, ho pensato di non indossare nulla perché almeno via via, mentre li vado ad aprire, vi farò anche vedere come stanno indossati. Quindi, insomma, mi sembrava più carino fare così e quindi non ho indossato nulla. Cominciamo però con la prima cosa che mi è arrivata, che non c'entra assolutamente niente con i gioielli e con la bigiotteria, perché è la custodia del tablet. Ho comprato questa custodia che ha i due elefanti, o meglio, due versioni dello stesso elefante. Qui sembra molto triste, poi dice non ti preoccupare, sono felice, e qui lo vediamo decisamente più allegro. A me piaceva tantissimo questa custodia perché mi piacciono tantissimo gli elefanti, però è una custodia che comunque per me è anche funzionale, innanzitutto perché ha questa apertura fatta così, quindi lo schermo rimane leggermente più protetto perché appunto rimane chiuso. Invece prima avevo una custodia aperta e quindi il tablet era veramente soggetto a qualsiasi cosa. Inoltre, quello che mi piace è che è regolabile perché ha queste pinze, queste graffette, non so come definirle, che permettono di inserire nella custodia tablet più o meno di qualsiasi dimensione. L'importante è che più o meno la misura rimanga questa, perché se un tablet è molto più piccolo o molto più grosso, ovviamente non ci sta. Però diciamo che un tablet di questo genere, anche se è leggermente più grosso o leggermente più piccolo, riuscite comunque ad adattarlo perché questi si adattano veramente molto bene, riuscite veramente ad ingrandirli e a rimpicciolirli. Inoltre mi piaceva perché questa custodia si può mettere in questo modo e quindi consente di vedere anche dei filmati, dei video. Quindi, insomma, rimane ferma sul tavolo, cosa che la custodia che avevo prima non faceva. E quindi, insomma, è molto carina. Inoltre ha una taschina qua, quindi voi potete inserire, se volete, degli appunti, delle cose, e ha anche lo spazio per le tessere. Quindi è veramente una figata, passatemi il termine, perché è veramente funzionale per me. Poi io scrivo sempre degli appunti a mano, quindi ho sempre dei bigliettini sparsi di qua e di là e quindi posso tenermeli direttamente qui, così se devo andare a vedere un sito che magari mi sono scritta per paura di dimenticare il nome, eccetera, ce l'ho già a portata di mano, quindi è una cosa comodissima che mi piaceva tantissimo. Se riesco a recuperare tutti i link, vi lascio in descrizione tutti i link, così potete andare a vedere il prezzo, la descrizione, tutte le caratteristiche, quindi insomma sarà per voi più facile. Poi ho preso una cosa per andare al mare, che è il cuscino quello gonfiabile. Sapete, adesso lo vedete sgonfio, però è quel classico cuscino che si gonfia e si mette poi dietro la testa quando siete in spiaggia. Io avevo un cuscino diverso che non mi piaceva, mi trovavo male. Finalmente mi sono decisa a comprarmi il cuscino fatto in questo modo. L'ho scelto rosa perché comunque, ragazzi, io sono femminile, a me piace il rosa e quindi me lo sono scelta rosa. Devo ancora gonfiarlo perché comunque finché non vado al mare lo tengo ripiegato in questo modo che mi occupa meno spazio. Però, insomma, spero di poterci andare presto, spero che questa bolla di calore che c'è nella mia città oggi che sto registrando il video, vada via, perché io se c'è così tanto caldo comunque non riesco ad andare in spiaggia, anche perché sono una persona che non va in acqua, quindi se non andate in acqua, stare sotto il sole è una tortura cinese. E quindi io quando è così tanto caldo evito di andare al mare.
Però registro oggi il video che comunque siamo nel pieno dell'allerta rossa da calore, poi magari metterò il video un pochino più avanti e spero che quando voi vedrete il video sarà anche andato via questo caldo infernale. Ma chiudiamo la parentesi sul caldo e andiamo avanti con gli acquisti di AliExpress. Vi faccio vedere prima tutte le cose che ho già aperto e poi andiamo ad aprire insieme i pacchettini. Allora, ho comprato questa cosa qua che ho lasciato nella custodia di plastica, ma che adesso andremo a togliere. Sono sicura che molti di voi si stanno chiedendo: ma che cavolo è? Che cosa hai comprato? Dunque, voi non fate caso all'omino, perché l'omino in realtà è soltanto una cosa estetica, non c'entra nulla. Guardate invece queste punte che fuoriescono appunto dalla striscia di plastica. Vedete che ci sono delle punte che escono fuori, sia di qua che di là. Ecco, questo è uno strumento che serve per andare a pulire gli scarichi del lavandino, che è un lavoro che io detesto fare perché, ragazzi, mi fa senso, diciamo la verità. È una cosa che ogni tanto bisogna fare, ma tutte le volte che devo farla, veramente, cioè mi si rivolta lo stomaco perché mi fa proprio senso quel tipo di lavoro. Questo dovrebbe essere un aiuto perché anziché andare a togliere i tubi e a pulire tutto come faccio di solito, se si tratta di una pulizia un po' più superficiale, quindi per, diciamo, togliere un pochino di cose dallo scarico senza andare a smontare tutto, questo potrebbe essere utilissimo perché voi lo inserite nei fori che si trovano appunto nel lavandino fino in fondo, ruotate leggermente, poi lo tirate su. E diciamo che lo sporco, tutte le cose che dovete togliere, dovrebbero andarsi a depositare in queste punte, in teoria, perché non l'ho ancora usato, non lo so, è una prova, però in teoria dovrebbe succedere così, e quindi quando voi togliete questa cosa qua dovrebbe venire via anche tutto quello che c'è da, insomma, da togliere nello scarico, quindi in teoria dovrebbe funzionare così. Comunque, andiamo avanti con gli acquisti. Ho preso poi due formine per i biscotti che ho lasciato ancora nella custodia di plastica, ma adesso li apriamo insieme e li vediamo bene. Uno a forma di elefante, tanto per rimanere in tema con quello che dicevo prima, e uno a forma di gatto. Questo è l'elefante, vedete, ha qui la proboscide, le zampine e tutto il corpo dell'elefante, quindi poi andrò a realizzare dei biscotti con questa forma. E questo è il gatto invece, vedete qua ci sono le orecchie, c'è il corpo del gatto e qua c'è la coda che viene giù. Quindi andrò poi a realizzare dei biscotti anche con questa forma. Sono tutte cose che magari faccio più frequentemente quando siamo sotto le feste, anche perché in estate fa talmente caldo che accendere il forno non è comunque una cosa piacevole. Però, insomma, le ho prese perché ho tantissime formine per i biscotti, ma sono classiche, quindi il classico cuore, la stella, l'alberello di Natale, quelli mi sembravano un po' diversi, un po' particolari. Poi, passiamo all'ultima cosa che avevo già aperto e poi andiamo ad aprire insieme i pacchettini. Ho preso questa collana. Questa mi piaceva perché è molto molto colorata e adesso ve la faccio vedere indossata perché visto che non ho indossato nulla, vi faccio vedere come sta indossata. Ovviamente ha la chiusura regolabile, facciamo finta di volerla mettere a girocollo, quindi in questo modo. E questa è la collana indossata. Mi avvicino sperando che riusciate a vederla il meglio possibile. Vedete quanti colori che ha? Ha proprio un sacco di colori. Mi sembrava molto luminosa, molto carina, insomma, mi è piaciuta moltissimo. E ho pensato di comprare questa, anche perché ho degli orecchini comunque sul rosso, sul verde, quindi poi sul nero si possono comunque abbinare benissimo a un tipo di collana come questa. Andiamo ad aprire i pacchettini. Questa è la prima busta che andiamo ad aprire insieme. Ah, ci sono anche qua un sacco di bijou, quindi adesso li andiamo a vedere insieme. Ok, non c'è più nulla, non voglio rischiare che rimangano dentro delle cose che poi vanno perse. Dunque, la prima cosa che apriamo è questa collanina qua. Ecco, questa sì, me la ricordo quando l'ho presa. L'ho presa perché ha il simbolo dell'infinito. E non chiedetemi perché il simbolo dell'infinito, perché in realtà non ha un significato particolare, però mi affascina e quindi l'ho presa. È una collana fatta a due giri, in questo modo, poi adesso mi avvicino e ve la faccio vedere indossata.
Però mi ricorda tantissimo quando ero piccola, perché negli anni 80 andava molto di moda regalare queste collanine con le palline colorate e io ne avevo una con le palline color corallo e l'ho portata veramente tantissimo tempo, quando ero bambina, quando ero ragazzina, comunque la indossavo tantissimo, mi ricorda molto questo stile. Questa però ha il simbolo dell'infinito in più. Dunque, vediamo, mi avvicino e vi faccio vedere come mi sta indossata. Questo è un semplice girocollo in realtà, quindi è una cosa molto molto semplice, molto fine, non è particolarmente sgargiante, ma mi piaceva veramente tanto il fatto che avesse il simbolo dell'infinito. E quindi, insomma, anche questa, quando l'ho vista, l'ho presa subito. Andiamo ad aprire questa. Ecco, questa in realtà, ragazzi, io non me la ricordo. C'è un drago e una pietra bianca. Oddio, sapete che non mi ricordo assolutamente di averla ordinata. Vedete come succede su AliExpress? Costa tutto poco, si prende tutto, poi arrivano le cose e io non mi ricordo neanche di averle comprate. Vabbè, comunque la collana è questa, che ha questo simbolo qua del drago, ve lo faccio vedere. Credo sia un drago, a me sembra un drago. Vabbè, con questa pietra. Ora, considerando che io faccio video anche sull'esoterismo, sul mistero, su quelle cose lì, una collana misteriosa nel pacco di AliExpress, diciamo che ci sta assolutamente benissimo. Però, insomma, io davvero non me lo ricordo perché l'ho presa. Comunque, indossata mi sta così, vedete? Questa è, diciamo, un pochino più voluminosa rispetto all'altra, un pochino più grossa. Io credo che comunque avrò il coraggio di indossarla anche se non ricordo di averla comprata. E l'unica cosa che devo notare mentre sto facendo il video è che la serratura è rotta. Però io ho un sacco di materiale per la bigiotteria, quindi posso tranquillamente cambiare la serratura nel giro di 2 secondi, quindi non è un problema. Poi, queste sono le cose che io preferisco. Ho preso un po' di serie di collane con la luna. Perché è un periodo che mi piacciono le collane che hanno la luna. Adesso va anche di moda il ciondolo con la luna, sicuramente l'avrete già visto. E quindi ho preso un po' di versioni, diciamo, perché costava veramente pochissimo, quindi ho pensato di prenderne più di una. Questa ha la luna e in questo caso anche il cuoricino con la perla all'interno. Adesso ve la faccio vedere anche questa indossata, quindi mi avvicino. Se riesco ad aprirla, ovviamente. Ecco, questa sta indossata così. Questa mi piaceva proprio tanto perché, come vi dicevo, mi piace in questo periodo tutto quello che ha la luna. In questo caso c'era anche questo cuoricino con la perla e mi sembrava veramente molto molto carina. Poi è molto ben rifinita, tra l'altro, perché se fate caso, la luna è molto carina, molto rifinita. Quindi, insomma, sì, questa mi dà proprio soddisfazione, mi piace molto. Poi ho preso un paio di orecchini colorati, anche questi. Questi qua, vedete, sono orecchini colorati, ve li faccio vedere tutte e due, adesso vabbè, ve ne facevo vedere uno per praticità, comunque ovviamente gli orecchini sono due, eccoli qua, e mi sembra che siano molto estivi, quindi sono contenta che mi siano arrivati adesso perché riesco comunque ad utilizzarli in questa stagione che è quella estiva. Cerco di farvi vedere brevemente anche come mi stanno indossati, così vi fate anche un'idea proprio di quanto sono grandi una volta che li avete messi alle orecchie. Vedete, sono così e mi sembra che comunque siano molto estivi, come vi dicevo prima. Poi andiamo avanti con il prossimo pacchettino. Ah, qui scusate, c'è un'altra cosa che mi era sfuggita, sempre un'altra collana con la luna, perché mi sembra di averne prese tre. Queste adesso qua ce ne sono due, la terza sarà in un altro pacchettino, perché forse le avevo prese da rivenditori diversi. Questa anche mi piaceva tantissimo, la luna ha lo stesso stile di quella di prima, vedete, però questa volta c'è la pietra colorata fatta in questo modo qua. Vedete, anche questa comunque è molto carina. Ha questo colore così, insomma, un po' sul blu, sul rosa, un po' particolare. Mi ricorda un po' il globo terrestre. Se voi lo guardate bene, vi fa un po' venire in mente il globo terrestre, vedete? E mi piaceva, anche questa mi piaceva veramente tanto.
Poi questo credo che me l'abbiano mandato in omaggio, perché io questo invece sono sicura di non averlo acquistato, anche perché è un braccialetto e io i braccialetti non li porto, quindi è impossibile che io l'abbia comprato. È un braccialetto stile marinaro, perché ha il timone, anche questo ha il simbolo dell'infinito e c'è un'ancora, vedete, è fatto così. Io, come vi dicevo, non li porto i braccialetti, ma se li portassi sarebbe poi una cosa del genere, che non è neanche brutto in realtà, anzi è carino, però come vi dicevo, non li porto, quindi magari recupero questi l'ancora, il timone, l'infinito e vedrò di farci qualche cosa, perché il braccialetto rimarrebbe comunque chiuso nel cassetto e sarebbe un peccato. Quindi vediamo cosa riuscirò ad inventarmi. Andiamo avanti, apriamo la prossima bustina. Eccola qua, questa sì, questa mi piace tantissimo, questa me la ricordo e speravo proprio che mi arrivasse in tempo, cioè prima della fine dell'estate, perché è una cosa molto molto estiva. Se riesco ad aprirla, ragazzi, ve la faccio vedere volentieri. Ah, ecco, si apriva in questo modo. È praticamente un completo collana ed orecchini con la stella marina. Questa è la stella marina, guardate com'è carina, colorata. Molto ben rifinita anche questa, vedete, molto molto carina. E poi ci sono gli orecchini che sono uguali ovviamente alla stella, sono un pochino più piccoli come misura. Questo davvero sono contenta che mi sia arrivato in tempo, perché avevo paura che arrivasse poi a ottobre quando l'estate è finita e quindi aveva poi meno senso. Invece meno male, perché riuscirò a metterla durante l'estate. Poi apriamo il prossimo pacchettino. Io non ho idea di quanto tempo sia passato, ma credo che sarà un video lungo. Vedete, ho fatto bene a dividerlo in due parti, perché poi mi perdo. Ecco, poi ho preso questi orecchini, ne ho presi due fatti in questo modo, che hanno questa chiusura un po' particolare. Vedete che non c'è praticamente il gancetto classico, perché si indossano in questo modo. Voi praticamente inserite questa parte nel buco, diciamo, dell'orecchio e viene poi una cosa del genere. Vedete, rimangono così. Poi andiamo avanti con la prossima cosa. Ah, ho preso una cover per il cellulare e l'ho presa così, con la rosa rossa. Mi piaceva molto questa cover così, mi sembrava passionale, romantica, comunque con la rosa rossa in questo modo che fa un po' contrasto con questo bordo di foglie verdi. Mi piaceva moltissimo, quindi ho preso anche questa cover, pagata anche questa pochissimo. Poi sulle cover farò un video a parte, perché ne ho comunque un pochino anche di là, però non ve le faccio vedere adesso perché altrimenti non finiamo più, e comunque non l'ho acquistate su AliExpress, quindi sarebbe anche fuori dall'argomento del video di oggi. E vediamo, ah, ci sono delle altre cover, sì, perché ho acquistato un po' di cover, vedete, poi io non mi ricordavo neanche bene perché è passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che ho fatto acquisti su AliExpress che non mi ricordavo neanche più. Ho preso questa che ha la donna con l'ombrello, questo stile qua fatto un po' così mi ha colpito, mi sembrava carino. Sicuramente questa con la donna con l'ombrello aperto la userò un pochino di più in autunno, in inverno rispetto a questa stagione, però insomma mi ha colpito comunque e l'ho presa. E poi ho preso questa qua che è decisamente più fresca perché ha lo sfondo bianco e ha questo, è una specie di coda di pavone, non so neanche bene come definirla. Comunque mi sembrava veramente carina, molto allegra, molto estiva, molto colorata. E l'ultima è questa qui con il gufetto che ha gli occhi chiusi. Questa mi sembrava veramente carina, molto dolce, molto, insomma, molto simpatica e ho preso anche questa. Poi, sempre sullo stesso stile degli orecchini di prima, ho preso questi, che questa volta però hanno anche la pietrina azzurra e sono un pochino più allungati, diciamo. Poi, sempre sullo stesso stile della collana di prima con la luna, ho preso anche questa che invece ha dei colori più sul rosa e ha praticamente qua il lupo che ulula la luna. Vedete questa? Questa qua mi piaceva tantissimo, l'idea proprio del lupo che ulula la luna, ma anche i colori così sul viola e sul rosa. E indossata questa è così. Vedete così.
Questi sono, direi, tutti gli acquisti. Spero di non aver dimenticato nulla. Queste sono le prime cose che vi faccio vedere, perché poi arriverà tutta un'altra tornata di spedizioni con altri oggetti, perché avevo preso anche delle cose di cartoleria, ho preso delle agende, ho preso dei quaderni, mi sembra ho preso anche altre collane, però adesso bene non mi ricordo di preciso, ma ce ne sono altre cose comunque che ho da mostrarvi. Io mi fermo per oggi, fatemi sapere nei commenti se anche voi fate acquisti su AliExpress, ma penso di sì perché è un sito molto molto gettonato. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.